Bene, ora parliamo di una vicenda internazionale, davvero globale in qualche modo, che però ha delle ripercussioni anche sulla nostra immediata vita economica. Parliamo dell'Abruzzo e parliamo di come alcune attività che si svolgono proprio sul nostro territorio stiano iniziando a risentire dei provvedimenti di Trump nei confronti, in particolare in questo caso, del Venezuela. E ci colleghiamo per spiegare questa situazione con la nostra Gigliola Edmondo che si trova al porto di Ortona, o meglio con vista sul porto di Ortona con due ospiti. A te Gigliola, la linea. Sì, buon pomeriggio a tutti. E dunque, come dicevi tu, le ricadute negative anche sul settore petrolifero abruzzese. La decisione assunta lo scorso 12 aprile dall'Ufficio di controllo delle attività estere del Dipartimento del Tesoro del Governo degli Stati Uniti d'America, che ha proceduto all'inserimento della società PB Tankers nella lista delle società sanzionate per le attività operate nell'ambito dell'economia petrolifera venezuelana. E questo provvedimento, questo embargo, sta avendo ripercussioni anche sulle attività delle imprese, delle aziende abruzzesi. Infatti, a lanciare l'allarme è stato a livello regionale il segretario generale aggiunto della CISL Trasporti Abruzzo e Molise, Amelio Angelucci, che è qui in nostra compagnia, insieme al Carlo Borromeo, che è titolare della Servimar, che è un'azienda che opera qui ad Ortona, ma di livello nazionale, e posso dire anche che è un'attività storica. Intanto chiedo subito, quante sono le unità a rischio proprio a causa di questo embargo in Abruzzo? Tra attività, tra addetti diretti e indiretti sono diverse decine, non meno di 50-60 unità, di cui una trentina marittime. Borromeo, la vostra azienda è direttamente penalizzata da questo provvedimento, in che modo? Ma noi facciamo servizi marittimi che per la maggior parte sono collegati all'estrazione e alle operazioni di assistenza all'estrazione petrolifera, quindi siamo collegati direttamente a questo. Ma non solo noi, c'è un'incidenza molto più alta, ci sono decine di aziende che lavorano solo in questo settore, o che è meglio, diciamo francamente, lavoravano solo in questo settore, già hanno chiuso molti di loro. Potrei fare l'elenco dei defunti, ma non è il caso. Quali provvedimenti avete intenzione di assumere oltre che lanciare appelli? Noi abbiamo un obbligo, quello di riattivare le attività sulla nave di stoccaggio Alba Marina. Se noi riusciamo in questo, e per questo motivo abbiamo chiesto un incontro alla committente, alla Edison, rimettiamo in moto l'intero processo in modo tale da riattivare l'attività per tutti i settori interessati, che non sono solo quelli direttamente connessi al settore marittimo, ma sono piccole e medie imprese del territorio che operano a cascata per la Edison. Direttore, se non ci sono altre domande, io restituirei la linea allo studio. Grazie, grazie Gigliola, grazie ai tuoi ospiti. Naturalmente vi ricordo questa sera alle ore 20:40 un approfondimento proprio su questa notizia, sulla quale abbiamo aperto una finestra in diretta nel nostro telegiornale.